Da qua? No. Dov'è il capovillaggio? Ah, che c'è anche qua. Non abbiamo quattro, mi sembra, no? Portacuore. Sì. La cosa che mi sta preoccupando è i vestiti, più che altro. Vabbè, abbiamo portacuore, ma non abbiamo difese, cioè. Dovevo andare alla calamità con questi vestiti qua, boh. Cioè, abbiamo già visto che ci sono alcuni che ci toccano e i cuori spariscono, quindi cosa servono tanti cuori se tanto un colpo li fa sparire? Ma che è tornata la... Bisogna andare a trovare il burro. Qua? Devo prendere quello lì e vedere che cos'era. Allora, dov'è? Vabbè, almeno che facciamo... Facciamo un bivacco. Un remo? Potentissimo di sicuro. Ah, guarda che c'era... Sto pensando ancora al burro di capra. Allora, facciamo così. Ah, è spento. Facciamo così, facciamo un'altra cosa invece. Però lui lo dà lì. Andiamo a vedere un attimo se è tornato magari. Se no tornerei o il calvarico. Ok, andiamo a vedere qua sotto. C'era uno anche là in fondo, vabbè. Ma non è qua a dormire? Dov'è? Ah, eravamo qua, non l'ho visto. No, mi fa... Posso dormire in fianco a te? E questo chi è? Suo figlio? Può essere. Se ha un figlio avrà avuto una moglie. Se ha una moglie, com'è che dorme solo col figlio? Cioè, ci sono due letti in tutto. Nella... E quel fumo là? Oh, quel fumo là cos'è? Tanto sono le 3.45 di mattina. Mi sta facendo venire in mente che sarebbe carino un Monkey Island 3D. No? Sarebbe stato carino, sì. Cioè è un Monkey Island, diciamo un Monkey Island, quindi comunque con l'accento sull'avventura, però più action, magari appunto che si può navigare. Farebbero un bel colpaccio, secondo me. Dovessero fare un gioco così. Era acceso qua. E chi c'era? Nessuno. C'era qualche spia dei nemici del villaggio. Vabbè, stiamo... Perdendo tempo, nel frattempo sono le 5, vediamo se si alza il tipo. Se no il burro... Facciamo comunque questo viaggio, dai, andiamo a prendere il burro così magari consegniamo due missioni e poi andiamo a fare i nemici là. Sto notando che io ho la camicia nera, effettivamente nel microfono non si vede.
E quindi si vede ste bastone che in realtà è l'asta del microfono e non si vede il microfono, cioè si vede a malapena. E uno dice: che cos'è quel gambo lì? Quel gambo lì è l'asta del nuovo microfono. Non si riesce, o prende una specie di calzaverde, la torciglio e così sparisce. Però boh, non uscirebbe una cosa. Tanti risolvono avendo uno sfondo, no? Avendo la camerina. Però io mi piace di più lo schermo verde a me. Mi piace di più non occupare la vanvera. Sono quelli che saranno veramente invadenti, secondo me. Allora, qui non ha. Questo cos'è? Burro di capra, eccolo qua. Zero in effetti. Ne avevamo zero. Quanti sono? 5 unità, vai. Che vuoi di più della vita? Ma ti ricordo che hai un piede nella fossa, eh? Che ti frega dei soldi? C'hai un figlio qui, lasciarli? Vediamo un attimo. Cuore di Boblin 3. Carota Spin 4. Quanti ne hai? No, 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 scherzi. Ne abbiamo 4. A me piacciono i numeri giusti. No. Non le useremo mai. Quindi sono soldi buttati. Questo dovrebbe fare le pozioni, no? No, 2. Quanto costano questi qua? Oh. Andiamo a 5. L'abbiamo già speso così, 200, 300 rupie, così. Adesso che siamo qua, prendiamo anche le solite frecce. Andiamo a pur fare scorta di queste. Stavo dicendo, tornando al discorso dei Goron e della missione di espansione immobiliare là, no? A me sembra strano. Dove potrebbe essere il tizio lì? A me sembra strano che ci sia una miniera a nord e non ci sia, per esempio, una miniera a sud o a est, boh, a ovest. Non credo che qua ci sia niente. A est sarebbe di qua. Oh, c'è tutta lava, a meno che non è tipo qui sotto, ma. Ma eravamo già guardato e qua non c'è niente, mi sembra. Abbiamo rotto, mi sembra, sì. Abbiamo rotto un muro col di rocce. Poi, quale terme? Sappiamo che c'è un padre e un figlio. Non credo che quello sia quello che cerchiamo. Quindi o c'è qualcosa. Tipo, oh, tutto questo qua, lago qua, per esempio. Questo cos'è? Sarà un accampamento nemico? Sarei quasi quasi tentato di fare il giro, di andare giù e vedere se incontriamo altri Goron lungo la strada. E magari guardare giù da queste parti qua. Adesso non mi ricordo, magari noi abbiamo mancato, cioè noi, io. Ho mancato qualcosa nella risalita. Mi sembra che avessi girato al largo. Forse non l'ho visto bene. Perché secondo me c'è qualcos'altro. Ci saranno altri Goron in giro. Perché se no non saprei dove beccarlo. E ci torneremo allora lì. Adesso consegniamo queste due qua. Magari. Non so. Pare che mi dà l'impressione che quella missione lì sia piuttosto lunga, quella lì dell'espansione immobiliare.
Però almeno boh, trovare il Goron. Per curiosità, sono curioso a questo punto perché questo qua che finisce con da. Che caso piove? Di solito è sempre così bello da queste parti. Allora, il sindaco dove è andato a finire? È questo? Sì. Veramente l'hai trovato? Oh, incredibile. Chissà quanti altri tesori riposano sul fondo del mare. Non mi dai niente. Così. Per aver fatto la scoperta e averti tolto un dubbio atroce. Rovinava il sonno. Vabbè. Giusto per. Sembra proprio solo per fare. Per toglierlo dall'inventario. Era qua. Solo per togliere dall'elenco. Oh, gli ingredienti, posso averli? Va bene. Benissimo, hai deciso. Speriamo che mi venga bene. Ecco la tua paga. Forza, prendila. Ho quasi finito, perché non l'assaggi? È quasi pronto. Oh, però. 12 cuori. Un piatto particolare con un miscuglio di pesci stravaganti. La pietanza perfetta per festeggiare una ricca battuta di pesca. Dacci dentro, buona, eh? Ok, allora adesso andiamo là. Fate qua. Poi andiamo a fare i santuari, qui, almeno quei due che sappiamo che sono qua, poi ce ne saranno altri, ma. Non è la musica. Non è un po' la musica di Mario Sunshine questa, adesso mi viene in mente, quando sei al villaggio? Ragazzi, non è quella? Queste qua indicano qualcosa magari. Uno zaffiro sotto una pietra. Ah, questo sì. Bello, è stato messo ben dentro. Ambra. Un po' di ambra. Ragazzi, so che sono fermo con le altre serie. Tipo War Legacy, Chain Edikos in particolare che mi interessava continuare, ma sono uscito veramente troppa roba insieme e poi devo dare delle precedenze, però vorrei prenderle in mano. Tra l'altro War Legacy è uscita una patch che dicono che migliorano ancora le performance, quindi sono anche curioso di vederlo. Ovviamente ci sarà il problema di riprendere in mano un po' la mano sui controlli, no? Perché continuo a passare da un gioco all'altro, non è semplice. Ma è addirittura qualcosa lì. Andiamo un po' più su un attimo. Se il cavallo. Lì dove è questo? Però mi sa tanto che possiamo andare direttamente là a vedere se c'è qualcosa di specifico là, perché quello non è esattamente al Lido.
Poi stavo aspettando un microfono nuovo, ho dovuto configurarlo, adesso mi sembra un po' meglio come equalizzazione. Gli ultimi 3 episodi, boh, a sentirmi mi sembra un po' meglio adesso, mi piace un po' di più. A me piace molto naturale, questo microfono invece è un po' tipo radio, no? Un po'... non so come definirlo. Allora, preferisco usare questo perché anche se si scarica però dopo ritorna. No, aspetta. Qua. Perché? Ah. Hanno messo anche in Jedi Survivor una cosa simile, un robottino... Ah, continuo a sbagliarmi perché... Dai, visto. Un robottino che se non riesci a finirlo subito scappa. Anche quello ha una forma tipo come se avesse un forziere sul retro. Una cassa oggetti praticamente. Il rito è questo. Quindi mi sa che... qualcosa di dietro. La furia di un cosa è a tua disposizione. Tanto vale aspettare che si fermi, in effetti. Vabbè. Questo è un altro. Cioè, questo è vero? Ah, questo è vero. È vero, ma non ci ha dato niente. Allora, mi sa che sono quelli. Ma quelle cose lì cosa stanno a significare? Quelle cose lì nell'acqua. Perché si dovrebbe essere questa specie di vapore lì nell'acqua? Già visti da lì. Penso e spero che ci aggiorni automaticamente la missione in modo da capire se abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sono base, per fortuna. Nel senso che a me non facciamo prima. Ah, ho appena finito di dirlo. Questo è anche bello corazzato. Ma curiosità, a proposito, che è una cosa che non abbiamo... è già esaurita. Grande, grosso e inutile. Cioè, a giocare ai rule, per esempio, rule Warriors assolutamente non è prioritario. Adesso non so cosa sveli. Abbiamo fatto i colossi, quantomeno.
Non so se c'è qualcos'altro. C'è il discorso del prequel, no? Non so se ci racconta qualcos'altro di storia. O se tu... la cosa più importante era quella dei colossi. Forse no. Però non ho tempo adesso. E poi devo dire che forse non... cioè, allora, non mi entusiasma tantissimo in me quei tipi di giochi lì. Sono un po' troppo semplificati. C'ho anche quello di Persona 5 che era uscito, ci si chiamano Musou, quei giochi, quel genere lì, come Dynasty Warriors, no? Però l'ho sempre visti un po', come dire, sarebbe, termine sarebbe brainless, cioè è chiuso, c'era ancora qualcuno allora. Cioè che devi usare poco la testa, no? Cioè devi solo pigiare i tasti. E questo è il mio primo gioco di quel genere che ho giocato, in effetti. Mi sa che ne manca ancora uno, perché di solito c'è la telecamera che inquadra. Abbiamo sprecato un po' di frecce. E devo dire che mi do abbastanza ragione, cioè conosco i miei gusti, quindi sappiamo già che magari... ah, eccolo là. Però, intendo, sono comunque curioso. Però adesso... ok, era questo. Però devo dare priorità, purtroppo sono andato per le lunghe. Sono andato un po' troppo per le lunghe con questo. Ah, qua, cuore di Boblin. Riuscire ad arrivare a riva, però. Io quello nuovo l'avevo preordinato ancora l'anno scorso, quindi in questo momento che sto registrando è il cos'è? 7 maggio? Cos'è? Sì, 7 maggio. Esce il 12, quindi non manca tanto. E per fortuna che ho iniziato comunque da parecchi mesi fa. Avrei dovuto iniziare ancora prima, evidentemente. Non credo che ci sia niente di valore qua, boh. Ok, non ho sentito suonare per sacrari. Boh. A proposito, questa si consegna? Vado a dire, ah sì, quello del primo che abbiamo incontrato, no? Quello che è così fermo al primo sconosciuto e pretende. Facciamo un teletrasporto, facciamo prima. Ogni tanto mi torno in mente anche al discorso della moto. Io ho visto che c'è la moto, come c'è anche appunto in Mario Kart. Però adesso provo a rileggere un attimo. Beh, poi aveva parlato delle rovine, quindi potremmo andare in giro di là adesso.
Che bravi, stanno cucinando. Eccolo qua. Oh, ce l'hai fatta, hai scacciato i mostri dal Lido. Ora possiamo tornare a pescare lì. Il pesce di quella zona è delizioso. Di quella zona specifica lì. Orata spada che tra l'altro abbiamo trovato anche qua. Grazie, questo è il minimo che posso dare per ricompensarti. 100 rupie. Vabbè, torna a trovarci, eccetera. Ma... allora, guardia reale. Questo parla di uniforme. Un cappuccio da mercante, la maglia del vento, l'elmo, armatura malvasa, prova da spada, antica maschera, verdi vesti da fata, reliquie crepuscolare, un elmo, armatura spettrale, espansione a casa. Io qui non vedo, non c'è niente che si riferisce alla moto. Dove si trova queste moto? Qualcuno lo sa? Guarda che sia di nuovo. Non è che c'è qualcuno. Andiamo, andiamo, andiamo. Ah, il clima qui è davvero perfetto, non credi? È completamente diverso da quello del deserto. Sei qui in vacanza? Sì. Ah, capisco io. Vedi quell'isola laggiù? Si chiama Isola di Terra Finita. Sono venuta fin qui per cercare un modo di arrivarci. Sembra molto difficile raggiungere via mare. Da quello che ho capito, si fa prima a farsi crescere delle ali. Perché è difficile? Perché è difficile via mare? E quella là invece che cos'è? Vabbè. Cattiveria. Oh, le bistecche, ragazzi, da qualche parte arrivano. Purtroppo. Siamo fatti così, la maggior parte. Queste non si possono, non abbiamo preso neanche uno di quei cosi qua. Come si fa? Dobbiamo per forza arrivare lì a 200 all'ora. Dei cavalli anche qua. Vediamo che cos'è qualcosa lì. Si fa prima a farsi crescere le ali. Allora. O ci buttiamo giù da qua. Però mi sembra abbastanza distante. Nel senso che... non so se ho vigore per arrivare fino lì. Eccoli qua i nostri minchetti. No, pensavo che... ok, sono nemici. Però è strano che non ho fatto una struttura così. Che attira l'occhio, no? No, aspettate che vengo io. Ah, se mi spari con la freccia, però. Vengono a riva, eh. Con questo qui, buonanotte. Vediamo un arco. Siamo un po' messi male.
Cavolo. Non ci arrivo. Ok, qualche frezza se l'ha data lui almeno. Che rumore è questo? Beh, sono quelle cose lì che fanno quel rumore lì. In effetti sembra che non c'è niente. Cioè, la voce risulta sempre un po' effettata per i miei gusti, no? Un po'... Sì, spesso come si sente alla radio, no? Che ci sono quelli che marcano molto. Io non sono mai nato matto per queste cose. Cioè... Mettere la firma se ci fosse un microfono che fa la voce più naturale possibile, come, non so, come quando sentite i doppiaggi, così che non c'è l'effetto ovattato. Ci sono streamer che invece amano questa forma, a me non fa impazzire. Però adesso è di meno dei video precedenti. Potevamo mettere un tesoro qua sotto, per esempio, in centro. Boh, niente, sono come al solito una cosa estetica. Aspetta, mi sembra di aver visto un santuario. O meglio, un sacrario. Ah, ma è l'isola. O no? Eh sì, sarà l'isola.